Rischia di morire intossicato dal monossido di carbonio mentre affumica i salumi. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di sala consilina ed è avuto come protagonista un sessantenne. L'uomo mentre era intento nelle operazioni di affumicatura ha iniziato a sentirsi male. Soccorso da alcuni familiari è stato trasportato al pronto soccorso del curto di polla e da qui all'ospedale Ruggi di Salerno, dove è arrivato con la diagnosi di grave intossicazione da monossido di carbonio. Per lui si è resa necessaria la terapia in camera iperbarica. L'uomo è arrivato in tarda serata a Ruggi, tanto che il dottor Damiano ha attivato la reperibilità dei sanitari. La dottoressa Pezzuti insieme all'infermiera Valle ed il tecnico Viceconti hanno effettuato la terapia che ha permesso di far smaltire il gas tossico inalato dal paziente. Dopo circa quattro ore l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo. L'ospedale Salernitano è l'unico in tutta la provincia ad essere dotato di camera iperbarica. Già in passato più volte persone del Diano sono state salvate grazie al suo utilizzo.